La terra non trema, il coraggio dei contadini. È questo lo slogan dell'iniziativa organizzata da Coldiretti a Roma per aiutare a 3 anni di distanza dal violento sisma la ripresa dei territori delle Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, che ancora faticano a tornare alla normalità. Il terribile terremoto del 2016, oltre al tragico bilancio di 300 morti, ha reso inagibile stalle e fienili, ha ucciso animali e ha causato ingenti danni agli agriturismi. Sono 25.000 le imprese che sono state purtroppo colpite dal terremoto, più di 100.000 gli animali che sono ancora in strutture provvisorie. L'importanza di snellire tutti gli aspetti di carattere burocratico per recuperare la perdita del 70% dell'economia delle 4 regioni coinvolte dal terremoto, ma soprattutto per dare un segnale concreto nella ripartenza e nell'evitare che ci sia lo spopolamento, partendo dall'agricoltura e dall'agroalimentare, che possono essere il vero motore per la crescita, lo sviluppo e nel dare le certezze all'intera collettività. Sono le Marche la regione più colpita dal sisma e sabato scorso gli agricoltori, allevatori e pastori interessati dalle scosse hanno partecipato al più grande mercato all'aperto. Qui in piazza Sant'Anastasia a Roma è possibile assaggiare le specialità tipiche delle zone del sisma, ma anche acquistare i prodotti direttamente dalle aziende agricole terremotate. La giornata ha visto anche la partecipazione direttamente dai comuni interessati, dei cittadini e dei sindaci. Oltre a loro, anche i volti noti della politica, come la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il ministro alle politiche agricole, Teresa Bellanova, ed anche il premier Conte. Il processo di ricostruzione è lontanissimo e le tempistiche con cui si sta vivendo questo progresso, che purtroppo non sta dando i risultati che noi tutti ci aspettiamo, ci fa supporre che il processo di ricostruzione potrà avvenire o potrà iniziare tra circa 30 anni. Noi come Coldiretti è per questo che a livello nazionale abbiamo appunto la volontà e ci stiamo riuscendo di riportare un focus importante su un tema che è ancora così drammatico per il nostro paese, perché se è vero che il sisma ha colpito le Marche, il centro Italia, è anche vero che ha colpito una delle zone più strategiche per tutto il territorio nazionale, quindi abbiamo assolutamente bisogno di accelerare il percorso di ricostruzione per riportare le Marche, il centro Italia e la dorsale d'Appenninica a rappresentare quel polo economico, sociale, culturale e storico di vitale importanza per tutto il paese. L'evento che si è svolto nella capitale romana è stata anche l'occasione per festeggiare il 75esimo anno di fondazione di Coldiretti.